Amici di Mediagol, bentrovati con il nostro diario. Oggi il Palermo è tornato in campo e abbiamo visto il primo allenamento di Andrea Mantovani, il giocatore, il difensore prelevato dal Chievo, che ieri è arrivato qui a Malles. Alle mie spalle c'è il campo di allenamento dello Sportwell, che ospita ogni giorno il Rosanero. Questa mattina, dicevamo, test atletici, fisici, i giocatori sono arrivati singolarmente, di buon'ora, gruppetti, hanno fatto questi test, sono stati imbragati, hanno fatto delle corse con dei cronometri. Questi sono tutti dei test che poi serviranno allo staff di Pioli a capire se il lavoro sta portando dei frutti e a che punto è la situazione dei giocatori, dei singoli giocatori. Nel pomeriggio invece poi i giocatori hanno fatto un allenamento un po' diverso, hanno aperto con un gioco divertentissimo. Avevano dietro una bandierina colorata, e praticamente giocavano una specie di rubabandiera, quindi erano due squadre e ogni gruppo doveva rubare la bandiera all'altro gruppo di giocatori. Insomma, si sono divertiti un po' tutti. Al termine di questo simpatico giochetto, un po' di stretching, un po' di corsetta, passaggi, palleggi e poi finalmente la partitella. Bella, bella, bella partitella, ci siamo divertiti, abbiamo visto ancora un bel Miccoli che ha illuminato e ha fatto scattare gli applausi dei pochi tifosi presenti in questo impianto sportivo. Un tiro alla Miccoli, una pennellata sul secondo palo che è uscito fuori, e poi ancora un bellissimo pallonetto che stava per beffare Benussi, e poi invece è riuscito ad intervenire un difensore che ha salvato il risultato. Comunque, partitella terminata sullo 0-0. La sessione di questo pomeriggio poi si è chiusa con una riunione con i senatori del Palermo insieme a mister Stefano Pioli. C'erano Fabrizio Miccoli, Cesare Bovo, Federico Balzaretti e c'era anche un altro giocatore, Migliaccio, Giulio Migliaccio, che si è ritrovato lì insieme ai suoi compagni a parlare del mister. Probabilmente il mister ha chiesto loro dei pareri su questi primi giorni di allenamento e anche sui giovani giocatori, sugli ultimi acquisti di Maurizio Zamperini, perché è quello che interessa un po' tutti. Finora dobbiamo dire che le prime impressioni sono state positive. Naturalmente saranno i prossimi giorni di ritiro che saranno decisivi per tutta la squadra, soprattutto per alcuni giocatori sui quali si stanno concentrando gli osservatori, lo staff tecnico del Palermo, perché qualcuno potrebbe, lascerà sicuramente questo ritiro e non farà parte del gruppo per la stagione 2011-2012. Su mediagol.it trovate tutti i video di questo pomeriggio, ma trovate anche la conferenza stampa di oggi tenuta da Josip Ilicic. Questo pomeriggio un piccolo problemino per lui, niente di grave, un po' di fisioterapia con il bravo Anthony che ha risolto tutto. Vedremo domani se lo sloveno sarà in campo. Da Malles è tutto, appuntamento a domani sempre su mediagol.it, sempre con la nostra informazione. Un saluto a tutti.